Matteo capitolo 16, dal verso 5 al verso 7, alleluia, per la gloria del Signore. Chi ha preso? Io leggo dalla Nuova Riveduta. I discepoli, passati all'altra riva, si erano dimenticati di prendere dei pani. E Gesù disse loro: guardatevi bene dal lievito dei farisei e dei sadducei. Ed essi ragionavano tra di loro e dicevano: egli parla così perché noi non abbiamo preso dei pani. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Gloria al Signore. Accomodatevi, fratelli. Gloria a Gesù. Siamo in un giorno di festa, siamo in un giorno in cui tutti stanno preparando, chi ha in mano il carbone, chi ha in mano qualche fettina, qualche bracioletta, qualche costoletta. È un giorno in cui tante aspettative sono nella mente delle persone, è un giorno in cui mi voglio divertire, è un giorno in cui non voglio pensare ai problemi, è un giorno in cui stasera, con la pancia piena e con i gaviscon messi belli dentro lo stomaco, che di domani mattina probabilmente qualcuno si alzerà molto male perché avrà qualche intossicazione, come succede sempre in ognuna di queste cose. E se questo succede nel materiale, succede anche nello spirituale, fratelli, con la differenza che nel materiale molto spesso siamo noi stessi a, per dir così, intossicare il nostro corpo, pur sapendo che certe cose ci fanno male o certe cose vanno evitate. Noi però con la testa dura vogliamo insistere e fare quello che ci dice la testa, o meglio, che ci comanda lo stomaco di fare. Molto spesso nel campo invece spirituale rischiamo di intossicare le nostre anime inconsapevolmente. Magari non ci rendiamo conto che un dato aspetto della nostra vita non deve essere vissuto, e senza che ce ne rendiamo conto ci vogliamo andare a finire dentro. Ecco il valore del messaggio di questa mattina. Dio vuole parlarci in modo tale che le nostre anime siano disintossicate. E perché una anima si disintossichi, è necessario che si lascino degli atteggiamenti, si lascino delle cose che al Signore dispiacciono. Amen. Leggiamo il primo verso stamattina che ci dice: i discepoli, passati all'altra riva, si dimenticarono di avere preso dei pani. Succede, succederà anche oggi a tantissime persone. Mi immagino già la sorella che ci dice: Totò, ma un pano pigliasse, ah, mo scordavo. Succede, no? È classico dimenticarsi del pane. Ma qui stamattina stiamo guardando qualcosa di un po' diverso. Stiamo guardando di persone che non sono indaffarate a pensare cosa preparare per pranzo, cosa preparare per cena. Ci stiamo parlando di persone, discepoli nella fattispecie, che stavano seguendo il maestro. Il maestro non era lì per fare una scampagnata, stava andando in quei luoghi nel tentativo di servire il Signore, nel tentativo di obbedire a quel comando a cui tutti noi dovremmo obbedire, di andare a predicare l'Evangelo ad ogni creatura. E sapete, questo per noi è già una grande lezione. Quando si serve il Signore e si dà tutta la propria vita al servizio del Signore, sapete che cosa può succedere? Sapete che cosa succede? Che le cose materiali passano in secondo importanza, passano in seconda vista, e molto spesso le cose materiali o gli aspetti materiali che ci circondano ce li dimentichiamo. È naturale, o può essere naturale che sia così, e questo era quello che stava succedendo a quei discepoli, i quali, presi dall'entusiasmo di quello che stava succedendo, presi dall'entusiasmo dei miracoli che il Signore faceva, presi dall'entusiasmo di ciò che vedevano e ciò che sentivano con le loro orecchie, estasiati, pieni, ripieni di quella grande benedizione, dimenticarono che c'erano degli aspetti materiali da doversi fare. Molto spesso mi capita di venire in chiesa, sapete, di ritornare a casa già con quella, non dico pancia, ma con quel senso di sazietà e di soddisfazione proprio che vengono dal servizio del Signore. Ed è una cosa meravigliosa, fratelli.
Perché una cosa che tutti noi dovremmo provare è anche quotidianamente, capendo che le cose dello spirito sono molto più importanti delle cose della carne. Amen. La stessa parola ce lo dice, non lo dimenticheremo mai di ricordarlo. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Amen. Gloria al Signore. Ma la cosa sulla quale voglio portare la vostra attenzione è che mentre noi, le nostre dimenticanze materiali diventano motivo di scontro, no? Hai dimenticato di fare questo, ah, e succede la lite, succede la sciarra, ah, perché tu dovevi, tu non pensi, tu non fai, tu non dici. Il Signore non gestisce queste cose in questa maniera. Le gestisce in un'altra maniera e da ogni male ne trae sempre un bene. I discepoli avevano dimenticato il pane e ci siamo. I discepoli avevano commesso un errore e ci siamo. Ma Gesù usò quell'errore per impartire ai discepoli una grande lezione. Amen. Che il Signore voglia usarsi di noi, perché nei nostri errori noi possiamo imparare le lezioni che discendono dal cielo. Dio lo dice, da ogni male io ne traggo fuori sempre un bene. E mentre i discepoli erano lì preoccupati, il loro pensiero erano al pane che mancava, erano a quelle pagnotte che si erano dimenticati di prendere, il Signore aprì la bocca e diede una grande lezione a tutti quei astanti che erano intorno a lui. Guardatevi dal lievito dei farisei e dei sadducei. Che cosa c'entra, Signore? Ti stiamo dicendo che noi ci siamo dimenticati il pane. Sai, il pane, quello che si fa nei forni, quello che serve per mangiare, che c'entra il lievito dei sadducei e dei farisei? Conosciamo chi sono i farisei, conosciamo chi sono i sadducei, ma non hanno lievito, non è che fanno il pane loro. Signore, che stai dicendo? Non capisco il valore delle tue parole, questo è il problema, che molto spesso noi non comprendiamo il valore delle parole del Signore. E siccome non riusciamo a capire quello che il Signore ci vuole dire anche nei nostri errori, molto spesso rischiamo di appiattire la cosa come se il problema fosse veramente la mancanza del pane. Chi perde il lavoro non riesce ad elevare il suo visus a dire: Signore, qual è la lezione che tu mi stai dando in questo esempio? Chi perde, come dire, l'armonia, più di elevarsi a dire: Signore, qual è la lezione che è contenuta in questa prova, si appiattisce su quello che sta perdendo. E non riusciamo ad andare oltre, fratelli. E non riuscendo ad andare oltre, non ci rendiamo conto che stiamo intossicando la nostra anima. La stiamo privando di quell'ossigeno che invece il Signore le vuole dare. Stamattina fate una bella, come dire, respirazione spirituale, però non carnale. Respirate nello spirito stamattina, perché Dio vuole disintossicare la nostra anima. Guardatevi dal lievito dei sadducei e guardatevi dal lievito dei farisei. Sapete tutti che cos'è il lievito, non c'è bisogno che ve lo spiego io. Il lievito è un fungo, ma è un fungo cattivo. È un fungo che quando va a contatto con la pasta buona, la pasta che serve per nutrire il nostro corpo e che ha tanti ingredienti buoni, quel lievito comincia a guastare la pasta, comincia a farla fermentare, la comincia a fare gonfiare. E noi diciamo: ma fratello, tu forse hai bisogno di qualche lezione da un panettiere, perché il pane lievitato si mangia. Lievitato il pane è molto buono, è soffice, è morbido. Sì, fratelli, a noi piace il pane soffice e morbido e non ci rendiamo conto che il pane della cena del Signore è un pane azimo, senza lievito. Non ci rendiamo conto che il pane che è disceso dal cielo non è lievitato, fratelli, non è corrotto, fratelli, ma è integro, perché quello è il pane che ciba le nostre anime, gloria al Signore. Non è il pane lievitato, non è il pane corrotto, quello è buono al palato, quello è buono al gusto, ma quando scende nello stomaco fa danno. Chi vuole alzare una mano e dire amen? Andate a vedere, andate a parlare con un panettiere, con un fornaio, a dirgli: ma questo lievito che tu usi, lieviti contraffatti fra le altre cose, no, quindi fanno male al stomaco, creano danni, creano problemi.
E oggi ci sono tutti quelli che sono coinvolti nella ristorazione, che devono fare corsi di aggiornamento per vedere come meglio fare, perché così è. Ma il vero pane che discende dal cielo è il pane azimo, è il pane senza lievito. E qui Gesù ci sta dando una grande lezione stamattina. Guardatevi dal lievito dei farisei, guardatevi dal lievito dei sadducei. Ma Signore, ma i pani che dovevamo guardatevi dal lievito. Stamattina non pensare a ciò che la tua testa ti suggerisce, ma stamattina pensa a ciò che lo Spirito Santo ti sta dicendo. Guardati dal lievito dei farisei. Ma chi sono i farisei? Ne parliamo sempre, ma chi sono i farisei? La parola fariseo significa separato. Ha una radice greca, ebraica, scusate, che significa separato. E ci verrebbe da dire, ma allora è un santo un fariseo? Perché anche la parola santo significa separato. Sono due termini che significano tutte e due separati. Ma c'è una bella differenza tra il fariseo e il santo. Il fariseo è uno che è separato dai suoi fratelli. Il santo è uno che è separato dal mondo. Amen. C'è una grande differenza, fratelli. Il fariseo è quella classica persona che mangia il pane lievitato e che ha un'osservanza della legge scritta senza rendersi conto che ciò che è scritto è lettera morta, ma lo Spirito Santo vivifica ciò che è scritto e lo fa diventare pane disceso dal cielo per il nostro cibo. Amen. Gloria al Signore. Alleluia. Cosa sono? Chi sono i sadducei? I sadducei sono l'altra parte dei farisei. La loro parola non significa santo. Il termine sadduceo non significa santo, ma il sadduceo è colui che non crede nella resurrezione dei morti. Il sadduceo è colui che non crede negli spiriti. Il sadduceo è colui che non crede nella tradizione orale della parola. Il sadduceo è quello che dice quello che è scritto devi fare, punto. Né più né meno come un giudice, dove c'è una bella scritta di dietro, la legge è uguale per tutti. Poi se tu hai rubato una gallina perché devi sfamare la tua famiglia, o se hai rubato 1 milione di euro per farti le vacanze alle Seychelles, per la legge è la stessa cosa, ma non funziona così davanti al Signore. Dio è un Dio di giustizia. Dio ha dato la sua parola, ma i farisei e i sadducei usano la parola di Dio per contorcerla e per farne dei propri appetiti, per fare quello che loro pensano, per cercare di fare quello che loro vogliono. E il sadduceo e il fariseo diventa un religioso, diventa una persona che non ha più il contatto con il suo Dio, diventa una persona che ha soltanto il contatto con una lettera morta e basta. Ma noi che siamo viventi vogliamo lodare il nome dell'Eterno ora e sempre, fratelli. Gloria al Signore. Disintossica la tua anima. Mentre quei discepoli continuavano a ragionare, ma forse ci parla del lievito perché ci siamo dimenticati i pani, stamattina ti invito ad elevare il tuo ragionamento. Non pensare alle cose futili, non pensare alle cose che ti circondano, alle cose materiali, ma comincia a pensare alle cose dello Spirito, alleluia. Comincia a pensare che c'è un Dio che fra poco ritornerà e che vuole trovarti pronto, vuole trovarti pronta per incontrarlo. Tutto ciò che ti circonda, tutto quel lievito che è stato sparso dai farisei e dai sadducei, a te non interessa. Ogni problema che tu hai nella tua vita è un mezzo con il quale il Signore si darà gloria, è un tramite attraverso il quale Dio si darà gloria, alleluia, e darà la sua testimonianza di gloria. I sadducei non credevano nella tradizione orale, e la tradizione orale, sapete a che cosa si può paragonare? Alla testimonianza. Io credo nella testimonianza, io credo nella testimonianza, perché il mio Dio, Gesù Cristo il Signore, ha detto voi siete i miei testimoni, alleluia, gloria a Dio, alleluia. E noi dobbiamo aprire la nostra bocca e riempirla delle parole di Cristo, perché solo così noi potremo vincere anime al Signore, alleluia. Guardati dal lievito dei sadducei, guardati da quel lievito che ti dice statti zitto e non parlare, ma apri la tua bocca e dalle fiato nel nome di Gesù e vedrai la gloria di Dio, alleluia.
guardati dal lievito, guardati da tutte quelle cose che fanno cambiare la parola di Dio. La parola di Dio va data così com'è, non può essere cambiata. Molto spesso quando mordi il pane azzimo non è un pane semplice da mangiare, è un pane che richiede dei denti buoni per mordere, per masticare, ma è un pane che quando arriva nel tuo stomaco dà soltanto salute. Gloria al Signore. Stamattina disintossichiamo la nostra anima. E ci sono tre aspetti, fra gli altri, che vorrei considerare insieme a voi, che sono aspetti, strumenti attraverso i quali noi possiamo disintossicare la nostra anima, perché noi siamo stati chiamati al servizio di Dio. Ed essere al servizio di Dio significa che il soldato non si impaccia delle faccende di questa vita. Lo avete letto? Che significa non si impaccia delle faccende di questa vita? Non dice: ah, il letto è scombinato, come farò? No, vado a servire il Signore. Ah, ma il pane l'ho dimenticato, come mangerò? Vado a servire il Signore. Ah, ma io i soldi devo guadagnarli, come farò? Vado a servire il Signore. Ah, ma la mia malattia, come farò? Vado a servire il Signore. Ah, ma mio marito, vado a servire il Signore. Non preoccupiamoci delle circostanze, ma preoccupiamoci del nostro Dio. E quando noi saremo preoccupati del nostro Dio e serviremo il Signore, Dio farà una grande opera e comincerà a benedire la nostra vita. E il pane non mancherà, e il lavoro non mancherà, e la macchina andrà bene, e tutto andrà bene. Perché? Perché così è piaciuto al Signore di svergognare le cose sagge di questo mondo attraverso la pazzia della predicazione. Vogliamo alzare una mano e dare gloria a Dio questa mattina? Gloria a Gesù, alleluia. Gloria al Signore. Stamattina voglio dare una piccola stoccata a delle false convinzioni farisaiche e dei sadducei. No, quando tu servi il Signore ti va tutto bene. Quando servi il Signore tu non devi, non patisci niente. Non è vero, non è vero. Ditemi nella Bibbia dove sta scritta questa cosa. Vi dico invece che sempre nel capitolo di Matteo, capitolo 16, dove abbiamo letto questi tre versi, il Signore stava aprendo la grande lezione. Gloria a Dio. Guardati dal lievito dei sadducei e dei farisei. E qual è questo lievito? Verso 21 e nei versi che seguono il Dio comincia a dare qualche indicazione. Il primo grande lievito dal quale guardarsi è che Cristo disse: io sono stato chiamato per andare in quel luogo e lì io andrò a soffrire e voi patirete sofferenze per il mio nome. Immediatamente si alza l'apostolo Pietro, il solito Pietro, no? Il solito, fra virgolette, fratello, sorella che appena: no, pastore, chi non sa fare, perché noi ci mettiamo in grandi difficoltà, noi non possiamo, noi non dobbiamo, noi non vogliamo, noi possiamo, noi dobbiamo e noi vogliamo servire il Signore. Gloria a Gesù. Pietro, non sia mai, non sia mai che ti succeda questo. Signore, tu restatene qua e non andare lì, che tu non abbia che soffrire, restatene qua. Il primo modo di disintossicare l'anima è tappare la bocca a tutti coloro che ti impediscono di servire il Signore. Amen. Perché la prima cosa è il servizio a Dio. La prima cosa è il servizio a Dio. E Pietro gli disse: taci, taci Pietro, perché tu non lo sai di quale spirito stai parlando. E Dio ci ha chiamati molto spesso a soffrire, ci ha chiamati a soffrire, aiutare un'anima a andarla a trovare dove si trova significa soffrire, significa perdere soldi, perdere lavoro, significa molto spesso perdere sonno, significa molto spesso perdere anche le forze, significa molto spesso perdere tante agevolazioni. Ma il soldato che va alla battaglia non si impaccia delle faccende di questa vita. Non credo che un soldato, se si macchia i pantaloni, abbia da dire: oh, ora ritorno in guardiola,
me li faccio sbiancare prima, ci vado come fanno odore di Dash. Non si può fare pubblicità occulta, questa che è pubblicità. Mi metto un po' di sbiancante, perché no? Il soldato va là, è giusto che camminiamo con i pantaloni puliti, attenzione, ma è pure giusto che noi prima di tutto serviamo il Signore. Questo ti comporterà sofferenza, questo ti comporterà strazio, questo non ti comporterà a vivere una vita tranquilla, non sarà certo una vita beata, ma questo è il primo passo per disintossicare la tua anima, perché altrimenti la tua anima si riempie di che cosa? Della macchina bella, si riempie della, come dire, vacanza, si riempie della festa che tu celebri davanti alla griglia, si riempie dei tuoi relax, si riempie di tante cose che ti appetiscono, ma si riempie di cose che quando entrano nell'anima fermentano come quel lievito e producono morte. Amen. E questa è la prima. Poi ce n'è un'altra, seconda stoccata, a tutti quelli che proclamano o preannunziano l'Evangelo della prosperità. Non ce l'ho contro nessuno, ma ce l'ho contro coloro che si mettono contro la parola di Dio, perché costoro sono emissari di Satana, né più né meno. La parola di Dio è chiara e ce lo dice in Genesi capitolo 39, se leggete i primi 7 versi. Giuseppe, Dio ti ha chiamato ad essere Giuseppe, Dio ti ha chiamato perché tu sii Giuseppe, e Giuseppe tutto quello che toccava veniva benedetto. Amen. E questo molti lo usano per dire: ah, hai visto, quindi se tu sei nel Signore, tu ogni cosa che tocchi è benedizione, quindi c'è la prosperità. No, fratelli, perché Giuseppe, non ce lo dimentichiamo, era schiavo in casa di Potifar. Le mani di Giuseppe erano benedette e tutto quello che toccava prosperava, ma attenzione, Giuseppe non divenne ricco, era uno schiavo a casa di Potifar, e come schiavo gli toccava da mangiare, da bere e i vestiti. Capite quello che vi voglio dire? Il Signore ti farà essere di grande benedizione per tutti, ma quello che Dio ti dà è il tuo stretto necessario. È quello che ti serve per vivere una vita decorosa. Dio non ha bisogno di darti di più. Soltanto quando la prova sarà finita, soltanto quando noi ce ne andremo, come dire, da questo corpo, allora il Signore ci darà di più. E nella vita di Giuseppe questo rappresenta proprio quando lui incontra il faraone, quando lui vede la morte faccia a faccia, e allora da lì il Signore gli diede una grande benedizione, lo fece diventare sovrano d'Egitto, lo fece diventare secondo soltanto al faraone, e Dio ti renderà secondo rispetto al Signore. Ci sarà il Signore e poi ci saremo noi, alleluia, che siamo creature superiori agli angeli. Lo avete letto questo nella parola? Gloria al Signore. Questo Dio ci sta chiamando. Dio ci sta chiamando ad essere di benedizione per gli altri, ma la benedizione di Dio per noi sarà quasi sempre limitata a quello che a noi serve per vivere. Poi il Signore potrà anche provvedere di più, ma se il Signore provvede di più, tu sai già quello che devi fare. Sai già quello che devi fare, perché questa è la volontà di Dio nel cuore dei suoi figlioli, gloria al Signore. Giuseppe ebbe la benedizione di Dio, e con la sua benedizione tutto un paese si salvò dalla carestia. Ma attenzione, attenzione. Quando arrivò la moglie di Potifar, quando arrivò quella donna e gli disse: Giuseppe, tu sei un uomo di bello aspetto, tu sei un uomo avvenente, unisciti a me. Sapete che cosa significava questo per Giuseppe? Significava diventare l'amante della moglie di Potifar. E non è che la moglie di Potifar andava da suo marito a dirgli: ehi, vedi che sono, c'ho l'amante. No, significava per Giuseppe iniziare a vivere una vita al riparo con lo scudo della moglie di Potifar. Avrebbe avuto soldi, avrebbe avuto denaro, avrebbe avuto ricchezza, avrebbe avuto agevolazioni, sarebbe stato trattato bene, sarebbe stato il pupillo di quella donna, eh? Ma Giuseppe che cosa fece? Si fermò,
riguardò alla parola o alla fede che una volta gli era stata insegnata e si fermò. La mia benedizione si deve fermare qui. Sarà il Signore che provvederà dall'alto. E poi sappiamo che quando il Dio fece maturare il tempo e portò Giuseppe alla corte del faraone, poi Dio gli provvide una bella moglie, gli provvide dei figli meravigliosi e gli diede quello che il suo cuore desiderava. Amen, fratelli, gloria al Signore. Quindi stiamo attenti fratelli, che non è vero che perché serviamo il Signore noi dobbiamo essere ricchi e prosperi. È una bugia, ed è una bugia che viene direttamente dal trono del diavolo. Noi possiamo essere ricchi e prosperi, Dio può farti diventare ricco in qualsiasi momento, ma questo non ha nessun legame col fatto che tu sei nel Signore diritto o meno, fratelli. Perché se la dobbiamo dire tutta, i ricchi disonesti sono molto di più dei ricchi onesti. Perché c'era un caro uomo che ora è nel Signore che diceva in lingua dialettale: quando c'è un sgubbio, o anatica anatichia o a mano ferria, sapete che significa? O c'è corruzione o c'è ladrocinio. E i proverbi antichi non sbagliano mai, capite? Quando c'è la benedizione di Dio, però c'è tutto. Forse avremo solo un pezzo di pane, ma quel pane sarà il più gustoso del mondo, gloria a Dio. Forse avremo soltanto mezza fettina di carne, ma giusto perché ce l'abbiamo fatta a comprarla per miracolo, ma ci sarà la benedizione di Dio e sarà una grande cena, gloria al Signore, alleluia. Poi torno a dire, Dio potrebbe provvedere anche il resto, ma se Dio mi provvedesse il resto io già saprei cosa ne dovrei fare. Capite quello che vi voglio dire? Perché il nostro cuore non appartiene più a noi stessi, ma appartiene al Signore, gloria al Signore. E questo è il secondo modo che noi abbiamo di disintossicare la nostra anima, gloria a Dio. Ma ce n'è un altro modo, che è un modo ancora più, come dire, importante. Atti capitolo 15, versetti 24 e 25. Ad Antiochia, Cilicia e Siria, tre luoghi dove era stato annunziato il Vangelo della grazia. Tre posti che erano stati pagani e che si erano convertiti all'Evangelo, improvvisamente queste persone vengono raggiunte da personaggi, non li posso chiamare fratelli, personaggi che senza avere mandato apostolico, senza aver avuto mandato da parte dei 12 apostoli che erano incaricati da Dio a governare le chiese, senza aver avuto mandato da loro, si recano in Antiochia, si recano in Siria, si recano in Cilicia e cominciano a portare false dottrine. Cominciano a portare falsi insegnamenti, cominciano a dire quello che la loro mente gli diceva di dire. Questo è comprovato nelle scritture, dove sta scritto: negli ultimi tempi si accumuleranno dottori secondo i loro stessi appetiti. Amen. Ma quando gli apostoli sentirono di questa cosa, quando gli apostoli avvisarono che c'era qualcuno che stava cercando di corrompere la pura e santa parola di Dio, gli apostoli si alzarono dalla loro sedia. Non è più possibile. Io posso tollerare uno sbaglio, posso tollerare un peccato, nel senso che posso intervenire o cercare di pregare con mio fratello per la correzione, ma quando c'è malafede, e quando qualcuno sta tentando di distruggere l'opera di Dio o sta tentando di introdurre cose che non appartengono al Signore, vi garantisco che il pastore, come tutti gli anziani della Chiesa, ha tutta l'autorità per andare lì e fare zibidal, fare quella bella stoccata di collo per evitare che Dio possa permettere che qualcuno infici l'opera del Signore. Dio ci ha chiamato ad essere sentinelle dell'opera, ci ha chiamato ad essere guardiani dell'opera, e guai a noi se il pastore si addormenta e lascia che il lupo cominci a sbranare le pecore. Amen. La terza modo per disintossicare l'anima è proprio questo: guardati dal lievito dei farisei e dei sadducei. Guardati da tutte quelle cose che non sono parola di Dio, scappa da tutte quelle cose che sono aggiunte dalla concupiscenza mondana. E allora sì, fratelli, che noi vedremo la gloria del Signore, gloria a Dio, quando non faremo compromesso
con la benedizione di Dio, quando non faremo compromesso con la parola di Dio, quando noi resteremo piantati dove il Signore ci ha chiamati, allora sì che noi vedremo la gloria di Dio. Allora sì che noi potremo essere guardati dal lievito dei farisei e dal lievito dei sadducei. E Dio ci darà una grande ricompensa. Amen, fratelli. Non siate tristi se oggi avete una prova. Non siate tristi se oggi c'è qualcosa che vi viene a mancare. Ma cominciate a pensare che quella prova, quel mancamento è solo un mezzo che vi eleverà al cielo. È solo un mezzo che vi comincerà a portare verso il cielo. Lo capisco, è umano dire: ah, ma la mia fidanzata ancora non è venuta al Signore. È umano dire: ah, ma ancora i miei figli non sono nel Signore. È umano dire: ah, ma mio marito non è nel Signore. È umano dire: ah, ma ancora questo lavoro non mi arriva. È umano dire: ma la mia macchina non sta camminando. E si fanno bile di tutti i modi, ma ricordiamoci che ogni cosa procede dal Signore. Ogni cosa procede dal Signore. E se Dio ha mandato una prova nella tua vita, quello è un mezzo che Dio userà perché la tua anima sia disintossicata. Amen, gloria al Signore, perché la tua anima possa elevarsi ed arrivare al momento in cui potrà incontrarsi con il suo Dio. A Giuseppe non servivano i tesori dell'Egitto. E quando Giuseppe divenne proprietario dell'Egitto, fate caso, Giuseppe non usò quella potere, non usò quella ricchezza per la cupidigia o per la vana concupiscenza, ma usò quello che Dio gli aveva provveduto per il bene della sua famiglia e della famiglia di Dio. La prima cosa che fece è chiamò suo padre, chiamò i suoi fratelli, chiamò tutti coloro che gli avevano fatto del male: venite in Egitto, perché il Signore ha aperto la porta. Gloria a Dio. Venite a trovarmi, perché Dio ha aperto la porta e qui c'è pane in abbondanza. Gloria al Signore. Allo stesso modo, fratello, quando Dio ti ha provveduto, sii tu benefattore per i tuoi fratelli, sii tu largo donatore, perché se tu sei così, stai imitando il cuore di Dio, che è stato largo donatore, non guardando a suo figlio, ma mandandolo sulla terra perché egli potesse morire, resuscitare e dare a tutti questa apertura del nuovo piano della salvezza. Ravvedetevi e ciascun di voi sia battezzato nelle acque nel nome del Signore Gesù Cristo, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, il quale, aggiungo in un altro verso, dice, vi guiderà in ogni verità. Alleluia.